Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi giocheremo ad Apex Legends. Cos'è Apex Legends? Quel nuovo Battle Royale uscito da pochissimo della EA, ambientato nell'universo di Titanfall 2 per la precisione. È un Battle Royale davvero fighissimo, ormai credo che tutti voi lo conosciate perché sta spopolando, sta diventando la nemesi di Fortnite a quanto ho letto. Tutti dicono Apex è meglio di Fortnite, Apex distruggerà Fortnite. Ma è davvero così? A mio parere direi di no, perché i numeri che ha fatto Fortnite, secondo me nessun gioco riesce a farli. Ma Apex è davvero, davvero un gran titolo. È un free to play Battle Royale nel mondo di Titanfall, frenetico a dir poco, davvero fighissimo. Ok ragazzi, adesso vi spiego in linea generale cos'è il gioco, come funziona, e poi ci lanciamo subito su una battaglia. Ok, in sostanza noi abbiamo delle leggende. Prendeteli come gli eroi di Overwatch. Ogni leggenda ha le sue abilità. È il suo stile di combattimento, il suo stile di gioco, diciamo. Ad esempio, Bloodhound, se premiamo quadrato possiamo vedere le abilità. C'è l'abilità passiva, che i nemici lasciano indizi sulla loro posizione. L'abilità tattica, che rileva i nemici, trappole e indizi. E poi c'è la Ultimate. Questi eroi, diciamo, queste leggende hanno proprio la Ultimate come Overwatch. Quindi Apex in sostanza è un Battle Royale, stile Fortnite, Overwatch. E PlayerUnknown Battleground. PlayerUnknown Battleground per quanto riguarda le munizioni e tutte le stronzate, perché ci sono anche gli accessori da mettere le armi e tutte quelle cose. Vabbè, in sostanza ogni leggenda ha le sue abilità. Quello che uso più di tutti io è Pathfinder, perché è un operatore, una leggenda, molto versatile. Come abilità ha delle zipline, delle funivie, diciamo, che gli permette di muoversi velocemente per la mappa, e lo trovo davvero figo. E in più lui può creare delle specie di torri radio per scoprire dov'è la prossima safe. Quindi direi che la prima partita, se riesco, ve la faccio vedere con Pathfinder, sperando di fare un buon gameplay. Vi avviso già che il gioco, a mio parere, non è difficilissimo. Cioè, se siete abbastanza pratici con gli FPS, non troverete nessun problema. Non è come Fortnite. Secondo me Fortnite è molto più difficile di Apex. Perché Apex, a mio parere, è abbastanza frenetico, sì, ma comunque non c'hai la tensione che c'hai su Fortnite, perché su Fortnite basta che uno sappia costruire bene e ti apre il culo. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito una partita. Ok ragazzi, sta avviando la partita. Questa è la mappa Canyon dei Re. È una mappa davvero figa a mio parere, è enorme. E una cosa curiosa di Apex, almeno per adesso, è che per ora si può giocare solo in modalità trio. Quindi siamo per forza con due compagni di squadra. Cosa davvero molto interessante, perché se sono bravi a giocare ci copriranno le spalle. Adesso dobbiamo selezionare una leggenda. Questa è una funzione davvero interessante perché permette di non litigare per quanto riguarda la selezione della leggenda, in quanto ci sta proprio un turno per selezionare la leggenda. Un po' come Rainbow, mettiamo, anche se su Rainbow tutti si massacrano per selezionare l'operatore che più gli piace. Ok, questa è la nostra squadra. Pathfinder, Bangalore e Lifeline. Una squadra davvero figa secondo me, perché Lifeline cura e Bangalore è un ottimo soldato. Qui ci fa vedere il livello del giocatore, le uccisioni fatte con il personaggio. Poi tutte queste cose dove ci sta scritto no dati, uccisioni, si possono cambiare volendo personalizzando. Questa è la squadra campione, ovvero la squadra che ha vinto la precedente partita. E in sostanza, se noi troviamo quel tizio, che è il campione, e lo uccidiamo, ci dà più punti esperienza. Questo è lo sbarco. C'è scritto che Nano GM5 è il Jump Master. Cos'è il Jump Master? È colui che coordina il lancio. Ovviamente possiamo lanciarci anche in solitaria, fregandocene dei nostri amici, però è sempre consigliabile seguire il Jump Master. Con R1 possiamo scegliere dove lanciarci, ovvero possiamo indicare al Jump Master dove vorremmo sbarcare. Il tasto R1 è fondamentale in questo gioco perché indichi tutto con R1, 5. Io non sto muovendo niente nel controller, lo seguo in automatico in base a quello che fa lui. Quindi stavo dicendo, l'R1 è fondamentale in sto gioco, poiché indichi tutto con R1, indichi dove sono i nemici, indichi le armi a terra, indichi la posizione dove vorresti andare, quindi è davvero figa come cosa. Questo è lo sbarco, siamo tutti e tre assieme se non sbaglio, l'altro dovrebbe essere un po' più indietro. È in prima persona il gioco, ragazzi, quindi non vi spaventate se non riuscite a mettere la terza persona, ma è solo in prima persona. Ok, questa è un'armatura bianca di livello 1.
L'armatura ci dà del sovrascudo, che potete vedere sotto il mio nome in basso a sinistra. Questo è un accessorio per un cecchino, come ci sta scritto, cecchino. Possiamo segnalarlo con R1 per donarlo a qualcun altro. Oppure prendercelo. E niente. Questo è l'inventario. Per adesso abbiamo solo questi slot, ma non vi preoccupate che comprando uno zaino possiamo aumentare gli slot. Non comprando, trovandolo in giro. Queste sono le nostre due armi. Qua abbiamo lo slot per il casco. Qua per lo scudo ausiliario, che è uno scudo che ci permette di scudarci appunto quando siamo a terra. Ci permette di prevenire i danni che ci stanno infliggendo quando siamo a terra. Ok, questi sono i banner che ci fanno vedere chi è stato il campione o chi è il leader di uccisioni. In questo caso, sto tizio qua. Quindi adesso vediamo un po' di prendere un po' di loot, anche perché siamo senza loot. Con L1 c'è l'abilità principale del personaggio, in questo caso il mio è il rampino. Poi con L1 e R1 si fa la ultimate, che è quella al centro che si sta caricando, che è il 79%. Ci sta l'attacco corpo a corpo, come avete potuto vedere. Davvero figo e fa molti danni. E niente, è un gioco davvero figo. Salendo di livello si sbloccano dei pack, degli approvvigionamenti, diciamo, che ci possono far ottenere skin per armi, skin per i giocatori, dei titoli, delle emote. Quindi davvero figo. Ok, però adesso abbiamo trovato uno shuriken, che è un'arma da lancio, una granata. Quindi continuiamo ad andare in giro. Questa è la mappa, ragazzi. Questa è la mappa, è davvero grande, davvero figa. E questa è la zona sicura, come potete intuire. Ok, abbiamo trovato una pistola automatica. Possiamo pure controllarla per vedere quanto è figa. Guardate. Adesso vediamo un po' di equipaggiarci per bene e poi di buttarci nella mischia. Un'altra pistola, non si sa mai. Si prende comunque. Ok, stanno subendo danni i miei amici, quindi converrebbe che, anche se non ho niente in sostanza. Ok. Come potete vedere, sta tutto scritto sotto. Il gioco è davvero figo perché, anche se non si hanno le cuffie per comunicare con gli amici. Ok, hanno massacrato un tizio. Si comunica in questo modo. Ci sta scritto sotto. Vediamo un po' cosa aveva sto tizio. Aveva un pompa che prenderei subito. Un casco blu. Uno zaino che ci aumenta gli slot. Un otturatore per lo shotgun e delle cure. Altra cosa, ragazzi, Oddio, che casino. Quando si viene abbattuti, si molla questa specie di cassa, l'approvvigionamento. Come potete vedere, ci sta il nome di quello che è stato abbattuto. Nel caso io venissi abbattuto, la cassa molla anche un banner che i miei compagni di squadra possono recuperare per riportarmi in vita. Sì, ragazzi, potete respawnare se i compagni di squadra fanno in tempo a recuperare il banner. Credo ci siano nemici di là, ma non ne sono sicuro. Mi sa proprio di sì. Bel headshot quello là. Ok, siamo a posto. Questi due sono a terra. Adesso li rianimo. E siamo già due killer, ragazzi. Rianimiamo entrambi perché ci servono. E dovremmo aver abbattuto la squadra, in quanto il tizio che ho ucciso non è andato a terra, ma è stato subito abbattuto. Questo lo prendo senza troppi problemi, perché è un cecchino ed è davvero utile. Gli accessori variano di colore, come avete potuto notare. Il bianco è livello 1, il blu è livello 2 e il viola è livello 3. Poi ci sta anche il livello leggendario, che è giallo, ma sono davvero rari, si trovano di solito dagli approvvigionamenti, perché ci stanno anche gli approvvigionamenti in questo gioco. Ok, quindi abbiamo un G7 Scout che è un cecchino, quindi a colpo singolo, e il Peacekeeper che è un pompa. Ok, abbiamo uno scudo ausiliario blu. Questo è il nostro inventario, come potete vedere con lo zaino ho sbloccato due nuovi slot. Quindi davvero figo. Allora io direi di andare verso di là. Con R1 si indica la posizione dove si dovrebbe andare. Ok, questi qua si stanno curando, hanno equipaggiamento migliore del mio. Come potete vedere, sotto i loro nomi ci sta uno scudo blu. Quello vuol dire che hanno anche la corazza blu. Io, in quanto la corazza bianca e il casco blu, purtroppo ho solo due attacchette di scudo. L'ideale sarebbe trovare una corazza blu, o meglio. Ok, sta arrivando un approvvigionamento. Qua non ci sta nulla, direi di uscire da qua. Ok, e siamo all'esterno.
La mappa è fighissima, ragazzi. L'universo di Titanfall è davvero qualcosa di strepitoso. Poi, come avete potuto notare, si può scivolare tenendo premuto il tasto cerchio e a seconda del terreno e della pendenza si va più veloce. Ad esempio, qua che siamo in discesa, vanno molto più veloce scivolando. Entriamo a vedere se trovo qualcosa, ma mi sa che è già stato lootato. Ah, ragazzi, altra cosa fondamentale. Tenendo premuto L1 si aprirà questa icona di comandi dove si può segnalare tutto ai compagni di squadra. Ad esempio, sorveglia posizione, difendo l'area, sto andando qui, attacco qui, saccheggio l'area. Varie cose. Ed è molto utile anche perché, come potete vedere, loro stanno spammando R1 per dire dove vogliono andare, in modo da coordinarci e andare assieme, anche non avendo le cuffie. Ok. Sì, ragazzi, le porte mi piace aprirle a calci. Let's go this way. Vediamo un po'. C'è un accessorio viola, cos'è? Calcio da cecchino. Perfetto. Lo equipaggiamo al nostro cecchino. Quello che ci servirebbe è un mirino, perché abbiamo soltanto il mirino metallico. E per adesso non è che va bene. Ok, sono rimaste 9 squadre, 22 giocatori rimasti. Noi abbiamo 2 kill. Siamo all'interno della safe, per adesso procede bene. Vediamo un po' cosa c'è qua. Un caricatore pesante steso. Questa è una mitraglietta, ma preferisco tenere il pompa. Cartuccio per il pompa le piglio. Questa mitragliatrice è leggera, non ci serve. Ok, l'anello è vicino. Qua si chiama anello la zona sicura. Adesso, se posso, vi faccio vedere la zipline, l'abilità ultimate di Pathfinder, che ci permette di spostarci molto velocemente tra varie zone. Quindi la tiro tipo là. La posso anche segnalare. Quindi se loro vogliono venire qua, la segnalo e niente. Si può usare appunto per spostarsi velocemente da una parte all'altra della mappa. E il bello di questa ultimate è che si ricarica molto in fretta. Vedete, questo è il campione, ragazzi. Quello che dobbiamo uccidere per ottenere 500 punti di esperienza. E il bello è che questi banner sono tutti sparsi per la mappa. Quindi, se vinciamo la partita, ad esempio, banner con scritto X Phantom Soldier, è con la taglia sulla testa. Quindi, figo. Ok, altri medikit. E loro decidono di andare verso di qua. Perfetto, quindi andiamo da questa parte sperando. Cioè, hanno indicato un nemico qua, ma non c'è nessuno. Sto dicendo, speriamo di incontrare qualche nemico qua che voglio farvi vedere un po' di azione. Ok, questa dovrebbe essere la zona delle ossa. Perché qua c'è tipo tutta una zona con le ossa. Guardate, tra l'altro, che figo. Non rende perché non ho l'elgato, però è davvero figo. Queste sono le casse di Fortnite, diciamo, si aprono, si ottengono varie cose. Tipo questo, un mirino per cecchino che mi hanno appena fottuto. Perfetto. E vabbè, ci prendiamo questo bianco che schifo non fa. Meglio di niente. Let's explore this way. Allora, vediamo un po', siamo rimasti in 19, Let's quindi explore l'azione this way. dovrebbe essere tutta concentrata verso di qua. Infatti sento già degli spari là in fondo. Hostile over there. Però con questo mirino non è che posso fare molto. Direi di piazzare una zipline là. Zipline here. Per spostarci velocemente dall'altro punto della mappa. Avrei magari una visuale migliore, loro che hanno il mirino da cecchino. Tenendo premuto il tasto X si può scalare. È davvero figo perché si può scalare molto in fretta. E un'altra cosa, non ci sono danni da caduta, ragazzi. Allora, là sopra c'è qualcuno. Quindi non lo so, magari loro hanno un mirino migliore. Riescono a fare qualcosa. Lo cambio esplosivo perché le stelle ninja non mi fanno impazzire. Ok, lui ha colpito qualcuno, però ci stanno sparando addosso. Quindi ripieghiamo, ripieghiamo. Spero di trovare un loot quantomeno decente perché ho ancora armatura bianca. Ok,
Cioè, non è che mi faccia impazzire. Facciamo mitraglietta. Selettore di fuoco per il Prowler? Non mi serve. Cioè, il Prowler è questa qua, questa mitraglietta qua. No, non mi serve il selettore di fuoco. Cosa hanno lasciato qua? Oh, questo mirino è fighissimo, ragazzi. Allora, per fortuna non è ancora morto nessuno di noi. Intendo non abbattuto, ma proprio morto morto. Ok, qua c'è un altro mirino abbastanza figo, un 3x. Però non mi conviene perché io ho il 2x4x. Non è ancora morto nessuno di noi, altrimenti vi avrei fatto vedere la funzione di far respawnare gli amici. In pratica, respawnano grazie a queste cose, se riesco a farvele vedere. C'è una cosa nella mappa, vedete quella cosa verde? Che dovrebbe essere qua vicino. Ok, spawnano grazie a queste navicelle. Tu porti tipo il banner che ottieni dalla cassa di rifornimenti del tuo compagno, lo porti qua e respawna. Tramite un airdrop, diciamo, un lancio aereo. Ok, è arrivata una capsula di approvvigionamenti. Non so se l'abbiamo mandata noi, ma credo di no. Infatti sto facendo molto male perché è pieno di nemici là. Cazzo, mi stanno sparando. Me ne devo andare e mi devo tirare lo scudo. Con su si tira lo scudo. È rapido, molto rapido da tirare. Là ci sono nemici però, quindi stiamo attenti. Mi tiro anche l'altro di scudo. I nemici dovrebbero essersene andati, oppure sono ancora nelle vicinanze. Questi sono gli airdrop, ragazzi. Hanno mollato un mirino 6-12 per, ma so pazzi. Cioè, questo mirino è una manna dal cielo. Se li becco, li distruggo questo mirino. Però diciamo che dagli scontri ravvicinati non è il massimo. Ok, siamo comunque in safe. Potrei tirare una zipline tipo là sopra, una cosa del genere, per avere un po' più di copertura, perché dall'alto riesce a vedere meglio, ma direi di no. Direi di andarcene proprio. Guardate, io guardo un po' qua perché con sto mirino posso fare il devasto. Un 12x davvero, davvero figo. Allora, vediamo un po'. Siamo rimasti in 12. La safe è quella che è. Non vedo nessuno nei paraggi. Quindi. Dice di controllare di là. Ok, va bene. Io li seguo perché in quanto ci sta solo la modalità trio, se si rimane da soli si muore in sto gioco. Let's explore this way. Non ci conviene. Anche perché è fuori safe. Ah, vabbè, si fa comunque. Abbiamo trovato dello scudo. Io armatura migliore non ho ancora trovato. Siamo rimasti 4 squadre, siamo in 11. Sai che ci conviene ammazzare qualcuno per trovare un equipaggiamento migliore. Ok, vediamo di andarcene. Ho perso un pelino di vita. Quindi magari mi tiro una siringa tanto per curarmi. E cambiamo con lo scudo. In caso di attacco possiamo subito shieldarci per bene. Ok, io mi posiziono qua e controllo la zona. Perché magari qua qualcuno scappa da sta zona per andare in safe. Anche se dubito. Che l'approvvigionamento non l'ho visto. Quella cassa. Adesso. Tizio, pieno di tizi. Merda, merda. Sì, vabbè, ma sono lontanissimi quei due mongoli. Ok, abbiamo perso. Cioè, in attesa di recupero, siamo morti, diciamo. E a sto punto della partita il recupero non c'è più, in sostanza. Perché le zone per il recupero non ci stanno. Quindi non ci resta che guardare loro.
Aspettare che prendano il banner, perché magari riescono a prenderlo e riescono pure a farmi respawnare. Non so cosa stanno facendo, cioè c'è un nemico di fronte. Ok, uno l'hanno ucciso. No, 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 no. Dai, dai. Ce la potete fare, ragazzi. Manca solo uno. Ne manca solo uno. Ce la puoi fare, nano GM5. Vai. Ti sta pushando col pompa, stai attento. Bella. Bella, bella, bella. Ragazzi, recuperate anche il mio banner, per favore. Cosa cazzo è successo? Se recuperano il mio banner possono riportarmi in vita, riportarmi nella partita, ma non so se effettivamente lo fanno. Questo qua non so cosa sia successo, mi sa che è caduto dalla mappa. Vediamo un po' cosa succede. Il mio rientro è scaduto purtroppo, quindi non si può rientrare in partita. Ok ragazzi, sono rimasti in due, vediamo se riusciamo a vincere comunque. Questo qua si è tirato un fumogeno. Nano si sta curando, tanto per è riuscito a uscire dall'oblio. Stanno massacrando. Vediamo Leonidax. Ok, è morto. A meno che non fa qualcosa come questa cosa geniale che ha appena fatto. È senza vita. Nano pure. Abbiamo perso. Siamo arrivati ai secondi, ragazzi. Sono morto da coglione alla fine perché ho scelto di prendere purtroppo una carabina, un cecchino, al posto di un assalto, ovviamente. Ragazzi, spero che questo primo video vi sia piaciuto, era un video di introduzione alla Apex Legends. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bella ragazzi.